Buonasera a tutti, benvenuti alla presentazione, la ripresentazione di Mattia Felici. Cominciamo da Vitale. Buonasera, ciao Mattia, ciao Gaetano, bentornato, non so se mi sentite. Sì, ciao. Fabri, grazie. Come stai? Tutto bene, grazie. Senti, volevo partire un po' da... Come è nato questo ritorno a Palermo, quando concretamente è montata questa possibilità di rivestire di nuovo questa maglia? Diciamo che si sapeva che doveva andare in prestito, perché a Lecce c'era poco spazio e c'erano anche altre squadre di Serie C, però io l'unica squadra dove volevo andare era il Palermo, che comunque conoscevo l'ambiente, conoscevo i dirigenti, i tifosi, e questo mi ha spinto a tornare. È stata la soluzione quindi più diciamo percorribile per poterti anche tu a livello personale rilanciare dopo questi 2 anni difficili che hai vissuto? Sì, ho avuto 1 anno e mezzo di purtroppo di infortuni, mi sono rotto 2 volte il piede e 2 volte la spalla, però speriamo che quest'anno andrà meglio. Per concludere, se posso, che sensazione hai avuto con questo primo contatto un po' strano dovuto anche al Covid? Volevo chiederti un po' che sensazioni stai avendo e se hai parlato con Baldini, cosa vi siete detti? Sì, ho parlato con il mister diciamo che è uno tosto, con 3 allenamenti ho capito che persona è, ci fa lavorare tanto e a me serviva un allenatore così, che mi riportava a un livello alto. Abbiamo fatto 3 allenamenti a intensità altissima. Questo serviva a me. Grazie. Giardina. Sì, buonasera Gaetano, bentornato Mattia. Volevo chiederti innanzitutto come stai vivendo tu e come sta vivendo il gruppo questa fase di emergenza vera e propria a livello sanitario, che aria si respira all'interno della squadra, visto che mancano così tanti giocatori, questa incertezza che domina anche sul vostro futuro, visto che fra 2 settimane si torna in campo, e poi, collegandomi a questo, visti i problemi che hai avuto in passato, tra 2 settimane pensi di poter essere già pronto per scendere in campo o servirà del tempo per vedere il miglior Felici? Ma io penso che già sono al top della forma, magari per i 90 minuti bisognerà aspettare 1 o 2 partite, tempo di metterli sulle gambe, però già sto bene, mi sento benissimo. Per quanto riguarda la situazione del Covid, ci stiamo allenando in 8, quindi per adesso è così. La Rosa. Salve, buon pomeriggio Tano, buon pomeriggio Mattia, bentornato a Palermo. Grazie. Volevo chiederti che tipo di prospettive avete delineato con la società, la formula del tuo trasferimento, prestito biennale, Palermo è stato il tuo recente passato, adesso è il presente, può essere anche comunque il tuo futuro. Volevo chiederti appunto che insomma, questa formula, prestito biennale con diritto di riscatto e contro riscatto, è una formula che comunque ti permette anche di guardare in prospettiva con la maglia rosanero. Sì, abbiamo fatto questa formula proprio per essere un giocatore metà del Lecce e metà del Palermo, così hanno interesse magari a mettermi in campo e a fare bene. Io spero solo di fare bene. Di Marco. Sì, ciao Mattia, ben trovato. Volevo chiederti un attimo dal punto di vista tattico. Mi sembra abbastanza scontata, insomma, così la tua posizione in campo, visto che il mister è orientato sul 4-2-3-1. Però volevo chiederti magari qualcosa in più, se puoi essere utilizzato anche al centro, noi abbiamo visto soprattutto sulla fascia, ecco, da questo punto di vista, se in questo periodo che ti sei allenato, sebbene poco, insomma, a Lecce, hai maturato altre esperienze che ti permettono eventualmente di essere impiegato anche in maniera diversa, e poi se preferisci stare più a destra o a sinistra, dove invece magari accentrando ti potrai trovare, diciamo, più la conclusione verso lo specchio della porta. Guarda, per me destra o sinistra è indifferente, mi piace giocare sull'esterno, magari saltare l'uomo, crossare o rientrare e tirare, però se il mister mi dovrebbe provare trequartista, perché no? Va bene, mi piace anche lì. Tripi.
Buon pomeriggio, ben ritrovato ancora. Mattia, ti vorrei chiedere se hai avuto modo, insomma, con i giocatori che conoscevi già dalla tua prima esperienza, di scambiare quattro chiacchiere, e se magari con qualcuno che è andato via hai detto qualcosa. Insomma, raccontaci un poco il tuo approccio palermitano, il tuo secondo approccio palermitano. Purtroppo i compagni che ho avuto in Serie D sono quasi tutti positivi, però ho conosciuto altri compagni e mi sembrano abbastanza bravi, sempre sul pezzo, e niente. Pelagotti, per esempio, ti ha detto qualcosa? Siete parlati? Con Pelagotti ci siamo visti, abbiamo fatto il tampone e lui è risultato positivo. Abbiamo scambiato proprio due parole. Grazie. Murgia. Sì, buon pomeriggio a tutti. Ciao. Io volevo tornare un po' sulla domanda precedente, cioè sulla tua situazione a metà tra Lecce e Palermo. Mi sembra di capire che tu sei felice di tornare a Palermo, ma fra due anni tu dove ti vedi? Più nel Lecce o più nel Palermo? Grazie, ciao. Ciao, non sono io a decidere. Io mi vedo in tutte e due le squadre, perché sono metà del Lecce e metà del Palermo, come ho già detto. Se il Palermo mi vuole riscattare, per me va bene, se no torno a Lecce, è indifferente per me. C'è un'altra domanda di Vitale. Sì, Mattia, volevo chiederti, dal momento che questo sarà il tuo primo scorcio di stagione con una certa continuità in un campionato professionistico, vorrei capire tu che tipo di approccio mentale stai avendo, se hai la voglia di spaccare il mondo proprio alla luce di questo anno e mezzo vissuto. Come sappiamo, se ci sono ancora delle situazioni che devi capire, delle dinamiche nelle quali devi entrare anche per quelle che saranno le partite, gli avversari, insomma il tuo stato d'animo, qual è? Immaginate che è un anno e mezzo che non gioco, quindi non vedo l'ora di ritornare in campo, di poter giocare tutte le partite, di essere sempre a disposizione, e sperando che non ci siano altri infortuni. Grazie. Chiara Ferrara. Sì, ciao Mattia, bentornato. Volevo chiederti, tu hai giocato in Serie D con il Palermo e hai avuto modo di assaporare la Serie B con il Lecce. Volevo chiederti che idea ti sei fatto invece della Serie C e cosa pensi di poter dare a questo campionato che comunque sulla carta non conosci. Ciao Chiara, spero di poter dare il massimo come ho sempre fatto in Serie D. Il campionato non lo conosco, però ho parlato con gente che ha fatto tanta Serie C e mi hanno detto che è un campionato duro. Io spero di riuscire a dare il 100% in tutte le partite. C'è un'altra domanda di Giardina. Sì, Mattia, ovviamente è chiaro che le questioni di mercato non riguardano te in quanto calciatore, però se c'è una cosa che è certa è che ad oggi il Palermo con te ha chiuso l'organico in attesa di capire se ci saranno altri movimenti. Da questo punto di vista senti un po' la pressione addosso di essere il colpo tra virgolette di mercato di una squadra che punta alla Serie B, punta apertamente alla promozione in Serie B, che sia tramite playoff o diretta? Ma io mi sento un colpo sì di mercato, però ringrazio intanto il direttore Castagnini e Sagramola e il presidente Mire che mi hanno dato questa opportunità. E non so se ci sarà qualche altra uscita e qualche altra entrata. Io non lo so, speriamo che rimarremo così la squadra.